essere afferrato. Mi piace ricordare in questo momento gli amici che hanno collaborato, da partire dalla dottoressa Lia Staiano, alle suore della casa di riposo, alla signora Maria Pontecorvo, agli amici Vittorino, Antonio, Luigi, Bertola, la tabaccheria Cortese, e spero di non aver dimenticato nessuno. Devo ringraziare naturalmente oltre che Don Carmine, la dottoressa Staiano, che ci ha consentito di entrare in casa. Abbiamo scelto questa giornata. Casa di riposo San Giuseppe, festività di San Giuseppe, ritorno a vecchie tradizioni, a vecchi amori che molti nostri concittadini avevano per le bocce. Noi speriamo appunto che questo campo diventi un altro punto dove potersi incontrare praticavano tanti anni fa questo sport, e speriamo che una piccola dimostrazione che ci daranno dopo ci farà capire effettivamente qual è la bellezza di questo divertimento. Grazie e buon divertimento a tutti. Vorrei quello che è stato detto, perché il vero padrone qui non è né Don Carmine né la dottoressa Staiano, nessuno. I veri padroni sono i nostri ospiti. Sono queste persone anziane che a me piace vedere oggi rimesse anche attraverso questo gesto che faremo, l'inaugurazione di questa Quaresima. Abbiamo avuto un fenomeno molto bello. Per un percorso fatto nelle scuole, ci sono state qui delle scolaresche che hanno portato una ventata di gioia. Hanno cantato, ballato, hanno gioito con i nostri anziani. Voglio augurarmi che questo sia veramente un riscoprire effettivamente come non si può andare verso un futuro se non si sente figli di un passato. Ecco, i nostri anziani sono la nostra storia. Una storia che non può essere accantonata, una storia che chiede di essere apprezzata. Ecco perché allora abbiamo voluto non soltanto il campo, abbiamo voluto anche, virgolette, cedere, attenzione, non mi fraintendete, cedere dalla struttura degli anziani e stare anche con voi, perché forse molti di loro non ce la faranno a tirare di bocce, però a parlare, a colloquiare, a comunicare la bellezza della loro esperienza di vita, li aiuterà certamente a uscire dalla solitudine in cui purtroppo anche le famiglie spesso lasciano questi nostri anziani. Io vi ringrazio, ringrazio chi si è reso promotore, non vorrei mancare di rispetto a nessuno se non nomino, perché se no mi sfugge, non conosco nemmeno singolarmente quelli che hanno o in un modo o in un altro collaborato a che questo si possa realizzare, che periodicamente si possono fare anche dei tornei, aprire questa struttura, farla anche conoscere a tutta l'isola di Capri, e poi da cosa nasce cosa. Quindi grazie a tutti che siete venuti, grazie al sindaco che, come dicevo stamattina, è sempre vicino alle nostre iniziative ed è sempre stato premuroso attraverso il suo intervento, la sua presenza a questa casa di riposo. E in una sola persona, anche se non è il più ragguardevole, il più meritevole, tutti quelli che hanno fatto qualcosa, vi voglio salutare in Fabio De Gregorio. E non sapete perché? Perché purtroppo, per disgrazia sua, è tifoso dei morti, di quelli che in Italia pensano di essere chissà al top, poi vanno fuori e devono buscarle, anche se al 91esimo minuto c'è stata la protezione della Vergine Santa. Vorrei ringraziare le suore che veramente fanno tanti sacrifici, mortificano anche i loro interessi, anche personali, anche di comunità, dai preti, dalle suore, che siano sempre al top. Però se noi collaboriamo e riusciamo, mi sogno un pochettino tutti. Approfitto dell'occasione, perché molti di voi saranno allergici alla Pasqua, cioè allergici all'acqua santa, non andrete in chiesa, vi auguro buona Pasqua. Ma se ci andate, meglio ancora.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore sia con voi. E prima di dare il segno dell'acqua benedetta, vorrei invitare tutti quanti a celebrare questo momento con la preghiera al Padre dei Cieli, che sia provvidenza e amore per noi. Questa è buona, c'è la guarda. Poi ha fatto più cortina. Già te stanco.